Musica e gusto, un binomio perfetto per una serata imperdibile. Un ballo in maschera per festeggiare il Carnevale 2014, un evento voluto da giovani ed esercenti di Caiazzo che sarà ospitato martedì 4 marzo a partire dalle ore 21 alla Taverna degli Amici. Sono in compagnia del DJ, di colui che miscelerà la musica nella serata di Carnevale. Hai già idea della scaletta che proporrai o tu normalmente lavori così in tempo reale? Beh sì, di solito si lavora in tempo reale perché comunque come DJ bisogna guardare molto il pubblico che si ha di fronte, quindi la musica viene guardando il pubblico e quindi non mi preparo una scaletta a casa, faccio tutto al momento. L'obiettivo primario di questo evento è soprattutto quello di far divertire in una serata particolare del calendario, ma è anche l'inizio di un grande percorso. Caiazzo sta dimostrando di avere delle realtà che vanno al di là della concorrenza, della competizione, insomma si può cooperare per fare squadra, quindi per fare una filiera del territorio e quindi per dare la possibilità anche a chi non è di queste zone di godere di belle serate. Noi in primis siamo un gruppo di amici che collaborano tra loro, per cui non c'è né invidia né nessun tipo di screzio tra di noi, anzi ci vediamo spesso durante la giornata per parlare, per proporre nuove idee, per fare in modo che ognuno di noi metta sul tavolo un'idea nuova per realizzare una cosa eccezionale e nel miglior modo possibile. E poi collaboriamo da diversi anni con i ragazzi, con Armando, con Paolo, con Giuseppe, siamo abbastanza legati e professionali in quello che facciamo, non ci piace fare brutta figura, assolutamente. Sentendo molto spesso per la strada, nei locali, che in questo paese c'è poca organizzazione, poca iniziativa, abbiamo pensato insieme agli altri di creare questo evento con la possibilità che poi di prolungarlo in un futuro con altri eventi oppure ripetendo sempre lo stesso, proprio per portare un'area nuova in questo paese per cercare di far unire tutti i giovani di Caiazzo e farli smettere di dire che in questo paese non si fa mai niente. Ce la stiamo davvero mettendo tutta, cerchiamo in questo carnevale di incoraggiare i giovani non solo di Caiazzo ma anche nei paesi limitrovi di fare qualcosa di diverso, ci stiamo provando e speriamo che l'evento riuscirà. Una sala per ballare, l'altra per cenare, una serata con ospite d'onore Ines Rodriguez, un veglione da ricordare in cui sarà premiata la maschera più originale. Questa è una mia curiosità, voi avete pensato alla maschera che indosserete o non vogliamo rivelarlo ai telespettatori? No, è una sorpresa, stiamo definendo gli ultimi dettagli, poi quella sera vedranno la nostra maschera. Per i numerosi ragazzi dell'Alto Casertano che già hanno assicurato la presenza, sarà messo a disposizione un bus, partirà alle ore 20:30 da Piazza Carmine di Piedimonte Matese per fare tappa ad Alife, Dragoni ed Alvignano. Servizio gratuito garantito anche per il ritorno. Siamo a poche ore dall'evento, un messaggio per i nostri telespettatori, perché essere martedì 4 marzo qui a Caiazzo? Beh, essere qui martedì 4 marzo a Caiazzo vuol dire venirsi a divertire e vedere una cosa non normale, perché ci stiamo impegnando veramente tanto e quindi ci teniamo a fare una bellissima figura, quindi se vengono di sicuro non rimarranno insoddisfatti, anzi potranno partecipare anche alle cose che verranno organizzate dopo questo evento, perché questo sarà solo il primo di una lunga serie che abbiamo intenzione di organizzare con tutti i ragazzi dello staff. Perché io ci credo, noi ci crediamo e spero che la festa riesca. Noi vi aspettiamo numerosi qua a Caiazzo, alla Taverna degli Amici, dal nostro amico Gianluca, per una serata insieme, spero una bellissima serata all'insegna del divertimento e della musica.